grande nevicata dell'85 è un romanzo multiforme che si estende su diversi piani narrativi. Uno di questi piani parla di questo ragazzo, Vito, che proviene dal sud e arriva in Trentino all'indomani dell'omicidio di John Lennon. Quindi si aprono gli anni 80 e comincia una narrazione lunga 10 anni. Sono 10 anni importanti, non solo per gli avvenimenti storici che avverranno all'interno di questo decennio, ma anche perché ricordiamo che sono gli ultimi 10 anni senza internet. Uno dei temi di questo romanzo è appunto l'avvento della tecnologia, quindi gli albori della tecnologia, come la tecnologia ha cominciato ad affacciarsi sull'umanità. Vito è un informatico, un esperto di computer, che ha delle intuizioni, che trasmette a chi gli sta attorno e che lo porteranno a fare delle scelte, anche importanti. Terzo piano narrativo, quello metafisico. È un piano che ci porta nel non visibile, nella favola, nella visione. Anche la copertina dice qualcosa rispetto a questo piano narrativo e chiaramente non posso svelare molto ai lettori e vi invito a leggerlo ovviamente e a gustarne la storia e a rivivere tutti questi avvenimenti di questi indimenticabili anni 80. Se vi ho incuriosito a sufficienza, il romanzo lo potete trovare anche nella libreria Il Ponte di Borgo Valsugana.